ringrazio moltissimo di cuore per tutte le parole, per tutti gli affetti che mi avete dimostrato, per questo avvenimento che era fuori dal mio pensiero e dalla mia previsione. Ma siccome sono sanguigna e sono diretta e voglio, non diretta, ma voglio esternare la mia gioia, così che come esterno il mio dolore. Oggi è successo, oggi è 30 dicembre ed è successa una cosa magica. Stamattina mi ha chiamato il pet shop dove portavo a lavare Allegra. Piccola premessa che ho saputo dopo. Uno dei miei vicini di casa porta il suo cagnone, un Golden Retriever, a lavare lì. E ovviamente li aveva avvisati della perdita di Allegra. Sono andata stamattina dopo aver sbrigato un po' di commissioni e appena sono entrata sulla destra c'era questa cosa, c'era questa cosa che ho già visto altre volte e mi chiedevo come mai fosse lì, visto che questo pet shop gestito da giapponesi molto, molto, molto rigidi, molto puliti, molto clinici, molto, molto tutto, anche molto cari. E mi chiedevo appunto, vendono ogni tanto dei cagnetti, dei puppi, dei gatti. E vedo questa cosa e dico, cioè, senti, questa deve essere tua. Non la vuole nessuno. Io vi confesso che sono già 2 giorni che cerco nei vari siti di adozione, cercavo qualche cosa. Apro la gabbia e la prendo e mi si aggrappa al collo. È stato un amore improvviso. Se non ci fosse stata Allegra, non ci sarebbe stata neanche lei. Se non fosse stato per Allegra, non ci sarebbe stata lei. Perché poi l'ho portata, ok, l'ho portata in clinica per farla controllare, perché mi fidavo ciecamente dello stato di salute, ma più che altro che fosse una salute, lei ha aveva passato anche una gravidanza, e così come Allegra aveva perso i suoi pupi. E allora ve la faccio conoscere perché è qua. Si chiama Trilla. Il nome l'ha voluto una zia, non è che l'ha voluto, me l'ha ventilato. E il suo nome cinese è Wawa. Però non mi piaceva. Trilla, andiamo. Gli ho messo il campanellino per un po' perché devo capire come sta. Allora, vi presento Trilla. Trilla, amore, ti sei messo gli occhiali. Sì, dobbiamo abituarci. Allora, Trilla. Trilla ha 2 anni e 4 mesi. Fatti vedere, amore. Sì, no, è timida. Vabbè, ha 2 anni e 4 mesi. È in ottima salute. Non è sterilizzata, ma lo sarà presto.
presto, ha avuto già la sua gravidanza, è di una coccolosità e di bacetti a profusione. Gabri somiglia a qualcuno, vero? Ce lo siamo già detti. E niente. Allora, così come vi aveva annunciato quello che è successo terribilmente 4 giorni fa, oggi vi annuncio che nella mia vita c'è un altro amore, perché gli amori non si sostituiscono. Gli amori non sostituiscono, non si sostituiscono. Gli amori rimangono, se ne creano altri. Diceva la Mannoia, fanno giri immensi e poi ritornano. Fanno giri immensi, non ritornano, non sono gli stessi a ritornare. Sono altri amori. Io la perdita d'Allegra per me è stata pari, non dico una stupidaggine, pari alla perdita di mia madre, perché ti sarà veramente un pezzo di cuore, ma non, egoisticamente non potevo vivere senza. Non potevo vivere al pensiero di non potermi curare di qualcuno. E così come mi è stato suggerito, a mia volta avevo suggerito anche in passato, immediatamente. È timida, un po', ma è coccolosissima. E fatti vedere. Vabbè, 2 anni e 4 mesi, si chiama Wawa, ma io la chiamo Trilla ed è il mio nuovo amore. È un altro mio amore. E chiunque voglia giudicare o avere un pensiero diverso dal mio, da questa mia azione, è libero di farlo. Ma non qui. Non qui. Sono stati fatti anche delle considerazioni in forma personale, ma non mi toccate. Io vi ho letto tutti, sia quelli pubblici che privati. E non ho utilizzato il mio dolore per le visualizzazioni. Penso che questo l'avete capito. Quindi da me, da Trilla, buon anno, che sia. Forse veramente quest'anno è la prima volta che mi sento di augurare, nell'anno che non è l'anno del calendario cinese, un felice buon anno a tutti. Ciao, da me e da Trilla. Wawa. Wow.